Federica Abbate fa ballare i fiori sui balconi. L'intervista. Dove arrivano le parole arriva la voce. Federica Abbate, detta penna di platino perché le sue canzoni volano spesso oltre il muro del punto platino, questa volta ci mette, oltre che la scrittura, la voce e canta, girovagando in pigiama per Londra, fiori sui balconi. È un brano che narra lo smarrimento dei giovani, costretti a muoversi su una invisibile asse d'equilibrio, se scivoli sei vincente o perdente. Questa canzone è la prima di un progetto, curato da Carosello Records, che germoglierà, in fin dei conti di Fiori Parliamo, nei prossimi mesi e del quale abbiamo avuto il privilegio di ascoltare qualche altra cosa in anteprima giurando di mantenere il segreto. Ma non abbiamo giurato di preservarci da una opinione, il terzo millennio potrebbe avere una nuova testimone della sua epoca. Giovane, profonda, frizzante, accattivante. Aspettando i nuovi fiori, abbiamo intervistato Federica Abbate. Federica finalmente si è messa davanti al microfono. Ed è stato bellissimo. Aspettavo questo momento da 4 anni. Dopo aver sperimentato la scrittura in ogni sua forma, avevo bisogno di metterci voce e faccia. Cosa è la musica? Verità. Perché non un disco? Non ha senso. Ho uno storico da autrice ma non sui miei pezzi. Devo crearmi un mio pubblico. Fiori sui balconi sta andando molto bene. Oggi il singolo fa la differenza. Il disco è più consono a un cantante affermato. Poi c'è la tappa intermedia dell'EP, che racconta un capitolo di una storia. Come è arrivata qui? In modo naturale e inconsapevole. Ho iniziato per passione. Poi c'è stato il contest Genova per voi che mi ha permesso di inserirmi in questo mondo. Solo con Roma Bangkok di Baby K e di cui è autore sfiora le 200.000 visualizzazioni. Certi numeri fanno venire la tremarella ma io non ci metto né faccia né voce. Qual è la sua sfida? Impormi come cantautrice. Cosa fa di una canzone una hit? Tante variabili che devono incrociarsi. Ma soprattutto la scrittura deve incontrare il pubblico. Lei fa milioni di views con autori disparati, Francesca Michelin, Lorenzo Fragola, Michele Bravi, Noemi, Fedez. La filigrana della mia scrittura è chiara, l'importante è che non nascano canzoni fotocopia.
la mano è la stessa ma il puzzle permette tanti colori. A posteriori si decide a chi può essere adatto un testo. In lei ci sono due anime. Più che esserci, coesistono. L'autrice che, raccontarsi è più difficile. Che è qualche artista con cui ha legato particolarmente? Con Michele Bravi siamo diventati amici. Ho inquadrato il suo mondo, so come costruirgli una canzone addosso. Ci scambiamo idee, viviamo la vita di tutti i giorni. Anche con Amy Schilla si è creato un buon feeling. Lei è nata col contest Genova per voi, tornerà in Liguria il prossimo febbraio per andare a Sanremo? Io credo che il festival sia importante ma non deve essere il solo punto di riferimento. Si possono fare mille altre cose. Ciò detto non nego che un giorno mi piacerebbe fare quell'esperienza. E un palco importante io lo rispetto.